Allora, siamo qui con Alessio Di Benedetto. Professore, ci ha parlato dell'universo, della sua nascita, della sua creazione. Qual è la sua teoria? È una teoria che affonda le proprie radici nelle antiche conoscenze, però nel contempo poi si sviluppa e arriva fino all'epoca contemporanea. Di solito leggiamo nei testi sacri all'origine fu la vibrazione. Nella Bibbia c'è scritto all'origine fu il verbo, naturalmente non nel senso di saltare, amare, cantare e scrivere, ma nel senso di suono sempre. Quindi possiamo immaginarci questo suono originario che ha conformato tutto ciò che ci circonda, perché tutto ciò che ci circonda si differenzia proprio per il livello di vibrazione. Basta pensare all'acqua, al ghiaccio e all'aria. Se noi abbassiamo il livello di vibrazione dell'acqua diventa ghiaccio, se lo innalziamo diventa vapore, ma è sempre lo stesso elemento. Quindi tutto esiste, come dicono i fisici eretici di oggi, finché non sarà dimostrato il contrario. E tutto l'esistente noi lo scopriamo attraverso le varie differenze di vibrazione, attraverso le apparecchiature poi che sono in grado di individuare queste differenze di vibrazione. Il suono originario, nelle sue subarmoniche, ha generato così, per esempio, le masse. Ma al contrario di quello che può pensare la fisica e l'astronomia ufficiale, non sono le masse a generare la gravitazione, ma sono le subarmoniche, l'abbassamento della frequenza che ha generato le masse a sua volta. E come affermava Nietzsche, scambiare la causa con l'effetto è veramente la fine di una civiltà, siamo alla barbarie ormai, perché appunto, ripeto, le masse sono il prodotto di questi vortici energetici vibrazionali che si incontrano tra di loro e nei punti laddove si incontrano noi diciamo che ci sono delle masse, ci sono delle galassie. Ecco perché è spiegato che noi vediamo in pratica lo 0,05% dell'esistente, il resto si perde in un'altra vibrazione che dobbiamo scoprire, che i fisici non riescono a scoprire, gli astronomi nemmeno, perché non abbiamo le apparecchiature tarate su quella frequenza Sì, per poterle che sono quelli che misurare. poi vanno sotto il rosso e oltre il violetto, Esatto, volendo. ecco, Quindi la basta. materia non è nient'altro che vibrazione. Sì, la materia, durante una conferenza alla Sapienza di Roma, i fisici si sono scandalizzati nel sentire che la materia non esiste, che è semplicemente una vibrazione più lenta, il che indurrebbe a cambiare proprio completamente prospettiva di indagine, ma purtroppo non sono in grado di farlo. Una delle teorie più all'avanguardia in questo campo è la teoria delle supercorde, che i fisici si ostinano a chiamare superstringhe, perché evidentemente qualcuno che ha visto nel dizionario il corrispondente di string in inglese ha trovato stringhe. Nel mio libro All'origine fu la vibrazione, pubblicato da Nexus, c'è questa battuta che ha lasciato un po' sconcertati anche i fisici che mi hanno scritto delle email protestando perché ho detto io, i nostri fisici non vanno avanti perché a forza di guardarsi le stringhe delle scarpe hanno finito per pensare con i piedi. Ho chiesto scusa di questa mia affermazione perché voleva essere, come al solito, non una critica distruttiva, ma una critica Voleva essere di costruttiva. stimolo, invece Esatto, è di stata stimolo, presa sì, è stato preso con... come offesa. E invece altri fisici che si stanno muovendo già su altre frequenze, usiamo questo termine, l'hanno accettata e hanno detto hai ragione, in effetti anche tutta la teoria della relatività dovrebbe essere cambiata in questo modo. Infatti continuiamo a parlare di teoria, non prassi, pratica. Addirittura si è scoperto che la dimostrazione cosiddetta degli anni 50 dei due orologi atomici per provare che l'orologio atomico messo sul Jumbo Jet che viaggiava a Roma-Tokyo avesse rallentato di un milionesimo di secondo, in realtà poi ha confessato chi ha costruito e messo a punto questi orologi che li ha manipolati artatamente. C'è stata una confessione oggi. Perché purtroppo si scambia la teoria per la prassi. La teoria è un qualcosa di morto che deriva da esperienze precedenti, da esperimenti che facciamo. Invece in quel caso non ci sono stati esperimenti, c'è stata una teoria e basta, compresa anche la famosa formula dell'energia. E appunto, a proposito di manipolazione, nella storia non è la prima manipolazione che c'è stata, come anche per esempio
dare il Nobel ad Einstein, o comunque in generale dare i Nobel, il caso di Einstein, per esempio, cosa ci dice? Sì, intanto storicamente, perché altrimenti la mia posizione potrebbe apparire una presa di posizione preconcetta e pregiudiziale. Sappiamo ormai dai quaderni di fisica del Veneto che Olinto De Pretto, milanese, già nel 1904 pubblicava E uguale MC al quadrato. L'ho scoperto perché la cosa mi aveva l'assegnazione del premio Nobel ad Einstein mi aveva lasciato un po' sconcertato, in quanto il premio Nobel di solito si assegna durante l'anno in cui uno fa le scoperte, oppure 2 o 3 anni dopo, non si va oltre. E mi sono meravigliato come mai Einstein avesse ricevuto il premio Nobel solo nel 1921, cioè 16 anni dopo la famosa formula. Tra l'altro l'assegnazione del premio Nobel non deriva dalla scoperta della formula dell'energia, ma semplicemente per l'effetto fotoelettrico. Ma vi dico un'altra cosa che mi ha lasciato addirittura terrorizzato e scandalizzato: Olinto De Pretto, nel 1921, quando Einstein riceve il premio Nobel, viene assassinato in circostanze piuttosto misteriose. Vi ricordo anche che Einstein era molto amico della famiglia Rothschild, che è l'attuale proprietaria della Federal Reserve. Attraverso anche i Rockefeller e tutti quanti. E non è il primo caso di morti strane, perché ci sono tanti altri grandi del passato, tipo Arnold Ert. Per chiudere in positivo, è vero, sì, che esiste l'armonia universale, che l'universo ha una sua musica, che tutto è alla base della musica, che magari è stata manipolata anche la scala attraverso cui noi accordiamo i nostri strumenti, la, sì, vibrazione originaria era diversa. Sì, certo, tutto ciò che ci circonda in quanto prodotto naturale si basa sull'accordatura naturale ed è il risultato di questo suono di cui parlavamo all'inizio, che se andiamo a vedere nelle sue armoniche superiori ed inferiori è strutturata secondo l'armonia universale. Ci troviamo la sezione aurea, ci troviamo delle costanti universali ricorsive che sono nella gravitazione universale e in tutto il resto. Per quanto riguarda la Terra ha un suo suono particolare, che è la risonanza Schumann, che al contrario di quello che si va dicendo... Della bufala che disse Greg Braden, no? Noto disinformatore, sì, disinformatore, appunto. Non è vero che la risonanza Schumann si stia innalzando da sola. La stanno manipolando con il sistema, ormai bisogna chiamarlo sistema, non più progetto HARP, al proposito del quale ho scritto un articolo che tra l'altro trovate su internet a Tenkar Enemy. Mi hanno ripreso la mia conferenza che ho fatto alla Sapienza di Roma. Che cos'è HARP?